Buongiorno amici, questo è l'arresto del Carlino TG, edizione del 3 febbraio. Cominciamo parlando della crisi economica che picchia sulla nostra regione come su tutta Italia. La regione Emilia-Romagna ha preso un provvedimento economico molto massiccio contro la crisi, uno stanziamento di 1,5 miliardi di euro con 130 milioni di euro riservate ad ammodernare in particolare la rete ferroviaria. Vediamo tutti i particolari nel servizio di Alberto Maio. 130 milioni di euro per fare una cura del ferro all'Emilia-Romagna, cioè per ammodernare la rete ferroviaria regionale, 110 milioni per costruire la rete emiliano-romagnola di Tecnopoli e dare impulso alla ricerca industriale, 50 milioni destinati a sostenere progetti innovativi delle imprese anche in campo energetico-ambientale. Sono alcuni degli interventi previsti nell'ambito del DUP, il documento unitario di programmazione approvato dall'Assemblea legislativa per far fronte alla crisi. 1,5 miliardi di euro che andranno ad affiancare gli interventi a sostegno dei lavoratori e gli investimenti per rafforzare la competitività del sistema Emilia-Romagna. Il DUP, considerando anche le risorse di enti locali e privati, potrà contare da qui al 2013 su circa 3 miliardi di euro e si tradurrà operativamente in 9 intese provinciali che saranno firmate entro la primavera. Per ogni singola realtà provinciale si può stimare un impegno finanziario pubblico, al netto delle risorse locali, compreso tra i 100 e i 150 milioni di euro in 7 anni. Oggi abbiamo presentato un progetto per investimenti di 1,5 miliardi da realizzare in modo integrato con il territorio in tutte le province e io auspico che vi sia da parte del governo nazionale la possibilità di realizzare finalmente, siamo già in ritardo, un'intesa con le regioni in modo tale da costruire quella politica nazionale integrata di contrasto alla crisi e di innovazione che questo Paese ha assolutamente bisogno dal punto di vista sociale, penso al tema degli ammortizzatori, dal punto di vista dell'innovazione, penso al tema degli investimenti. Parliamo adesso di maltempo perché la linea di tendenza non cambia da gennaio a febbraio, neve, pioggia, precipitazioni su tutta Italia e sull'Emilia-Romagna in particolare, problemi anche per il traffico autostradale. L'allerta neve è stato posticipato fino a domani, fino a mercoledì, anche in zone pianeggianti per quanto riguarda la nostra regione. Ecco comunque i particolari nel servizio di Alessio Bertini. Italia divisa in due dal maltempo, nord coperto dalla neve, sud sferzato da nubifragi, sotto la coltre bianca oltre 800 km di rete autostradale. Particolarmente complicata la viabilità a Lecco, dove è morto un anziano senza tetto per assideramento in seguito alle abbondanti nevicate. La superstrada Milano-Lecco è stata chiusa stamani in entrambi i sensi di marcia a causa di un autotreno finito sulla carreggiata opposta. Disagi anche sulla Torino-Savona e nel Bellunese. La neve che per tutta la notte è caduta su Milano ha provocato qualche disagio al trasporto pubblico. A Genova va chiuso invece il porto per il forte vento che ha costretto i vigili del fuoco a decidere gli interventi. Qualche fiocco sulle pianure emiliane, mentre l'Appennino continua a essere maggiormente interessato da nevicate, che comunque non hanno causato particolare disagio ai valichi dell'Autosole. La protezione civile ha però diramato in Emilia-Romagna un'allerta a precipitazioni anche nevose fino a mercoledì. Difficoltà infine per il trasporto aereo con diversi voli cancellati e alienate a causa delle pesanti condizioni meteorologiche. Passiamo adesso alla politica per raccontare di Giovanni Salizzoni, ex vice sindaco di Bologna nella giunta Guazzaloca, che ha deciso di cambiare la propria collocazione politica. È entrato nei popolari liberali e farà parte a tutti gli effetti del PDL, che appoggia fino a questo momento la candidatura a sindaco di Alfredo Cazzola. Ecco il servizio di Alessio Bertini. Troppe le liste cittadine, i frazionamenti in una Bologna che ha bisogno di cambiare pagina. È questa l'analisi politica di Giovanni Salizzoni, l'uomo che nel 1994 fondò la lista civica a governare Bologna, ma che ora invoca il passaggio di consegna ai partiti. L'ala a cui fa riferimento è il Popolo delle Libertà. Insieme a Giovanni Zaccanti, al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi, insomma i fuoriusciti dell'UDC, Salizzoni entra nei popolari liberali dentro il PDL. Nessuno nomina il progetto politico dell'ex compagno di viaggio Giorgio Guazzaloca. Poche parole di apprezzamento vengono regalate a Daniele Corticelli e quando si parla del candidato a sindaco salta fuori il nome di Alfredo Cazzola. Le componenti del PDL sotto le due torri hanno indicato il suo nome. L'ex presidente del Bologna Calcio pare gradire l'appoggio del partito. Tutte le componenti del PDL a Bologna hanno indicato tutte un candidato che è Cazzola, quindi confusione non ce n'è, c'è un'indicazione locale univoca, poi ci sarà un'evoluzione della situazione, ma allo stato degli atti, per quanto riguarda le indicazioni locali
delle parti. L'indicazione è chiara. Ed eccoci al Bologna Calcio per raccontare della sconfitta interna con la Fiorentina. Si è giocato di lunedì dopo il rinvio di domenica scorsa per neve alle 15:15 con un quarto d'ora di ritardo. Il Bologna ha incassato due gol nel giro di un quarto d'ora con due contropiedi micidiali di Mutu. Proprio qui sta il nocciolo della partita, perché poi il Bologna ha cercato di raddrizzare la gara nel secondo tempo, era riuscito ad accorciare le distanze con un gol di Mingazzini, ha sfiorato anche il gol del pareggio con Osvaldo e poi nel finale con Bernacci e poi alla fine è arrivato il gol di Gilardino, quello del 3-1. Il Bologna ha pagato molto cara la propria presunzione tattica. Mihajlovic questa volta ha giocato con due punte, Di Vaio e Osvaldo, un trequartista dietro di loro ad Ailton, e quindi la squadra era piuttosto sbilanciata per opporsi a una Fiorentina decisamente molto abile ad approfittare degli errori della difesa del Bologna. Errori marchiani, quelli di Terzi e quelli di Moras, a conferma che la difesa è un reparto debole per quel che concerne il Bologna. Ma in questo era stato abile fin qui Mihajlovic, nel proteggerla, nel erigere un muro di centrocampisti davanti a questo reparto che ha qualche problema di assetto. Invece, con questa presunzione di giocarsi quasi alla pari la partita con la Fiorentina, il Bologna è andato incontro a una sconfitta piuttosto pesante. Molto meglio quindi mantenere la squadra coperta, a questo punto con l'innesto di Osvaldo, che è una delle poche note positive. Osvaldo va mantenuto in attacco accanto a Di Vaio. Dunque Bologna che dovrà giocare sempre con due punte. L'argentino, oggi italiano, ha assicurato un ottimo movimento e un buon appoggio al compagno di linea. Ha sbagliato anche un gol importante che avrebbe potuto portare il Bologna al 2-2. Dicevo dunque che il Bologna potrebbe schierarsi d'ora in avanti con un classico 4-4-2. Quattro difensori, quattro centrocampisti molto solidi, a velare naturalmente la difesa, e poi due attaccanti che sarebbero Di Vaio e Osvaldo. Essendoci state novità di mercato di nessun tipo, perché il Bologna è rimasto inchiodato al nome di Osvaldo, è chiaro che la formula che Mihajlovic dovrà adottare sarà sicuramente questa, il 4-4-2. Comunque rivediamo tutte le immagini, i gol, i dettagli della partita di ieri nel servizio di Alessio Bertini. Una Fiorentina tonica e concreta spugna sotto la pioggia al Dallara. A 24 ore dal rinvio causa neve, Mihajlovic e Prandelli mandano in campo le formazioni confermate ieri. Inizio partita all'insegna della tattica, al sesto arriva però il gol dei Viola con la tampata di Mutu, imbeccato splendidamente da Montolivo. La difesa rossoblu soffre i movimenti continui dell'attaccante rumeno e non riesce a reagire alla rete dei toscani, che al sedicesimo raddoppiano. Il fuorigioco casalingo non funziona, al solito Montolivo serve un pallone d'oro al solito Mutu, che la insacca alle spalle di Antonioli. La reazione del Bologna sta tutta in un tiro al volo di Di Vaio su passaggio di Ailton. Si va negli spogliatoi. Nei primi minuti della ripresa arriva il gol di Mingazzini. I rossoblù iniziano a crederci. Valzer dei cambi. Al 58esimo entra Valiani nel ruolo di regista al posto di Ailton. Il Bologna preme l'occasione sui piedi di Osvaldo, che liscia clamorosamente. All'80esimo entra anche Bernacci. I rossoblù ci provano con quattro attaccanti. Cinque minuti dopo Gilardino alla palla del KO e nel capovolgimento di fronte proprio Bernacci spreca malamente. Il gol dell'ex Milanista è solo rimandato, l'assalto rosso-blu è senza idee e in contropiede la Fiorentina segna il 3-1, fischio finale. Dicevamo prima che l'ultima giornata di mercato non ha portato novità in casa rossoblù, non è arrivato il difensore centrale, l'attesissimo Stendardo, che avrebbe dovuto dare più forza e vigore a questo reparto, non è arrivato il centrocampista perché Dacour è finito all'estero, ha lasciato l'Inter ma non è arrivato in rossoblù, e poi il Bologna non è riuscito a formalizzare neanche delle operazioni in uscita perché Marazzina ha rifiutato il Brescia, la Vecchia non è voluto andare a Grosseto. Quindi il Bologna è fermo agli uomini di oggi e con questi dovrà arrivare fino a giugno. Vedremo se Mihajlovic saprà guidarli al porto della salvezza. Non è facile, ma con l'arrivo di Osvaldo adesso il Bologna è un po' più vicino a un tasso di qualità superiore. Staremo a vedere. Con questa notizia, amici, finisce il resto del Carlino TG del 3 febbraio. Arrivederci, a domani.